Amici e amiche di City Report, siamo nel municipio 8, siamo in via Zoagli 1, siamo con l'amico Pino che avete già conosciuto per le varie situazioni dell'altra volta. Siamo tornati in questa giornata di alluvioni, piogge, eccetera, per diversi motivi. Uno dei quali è questa rampa che potete vedere qui sulla nostra sinistra, che è rimasta bloccata nonostante le opere che sono state fatte. Ecco, vi do un appunto per giustamente spiegare bene cosa è successo. Questa rampa è bloccata. Io ho chiamato l'assessore Fabio Galesi, gentilissimo, ci ha risposto, ci ha dato la sua risposta, che è stata quella appunto che MM ha valutato che questa opera non fosse fatta nella maniera che loro volevano, hanno chiesto delle modifiche, quindi non è stata pagata, è in corso di modifica e prossimamente verrà aperta. Quindi questo ve lo diciamo per farvi sapere che comunque si lavora a Milano, non va tutto benissimo, ma si lavora. Questa è per Zoagli 1 la rampa, però ne abbiamo viste altre, vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, altre cose che invece non vanno molto bene e che segnaliamo appunto perché i politici possano intervenire e anche i gestori delle case di MM. Andiamo avanti. E siamo in via Zoagli 1, come potete vedere le barriere architettoniche di cui parlavamo l'ultima volta, dato che qui ci sono delle case, non sono state rimosse. Ci sono ancora questi 5-6 scalini che con una certa pendenza che danno fastidio. Se si potesse sistemare anche questa cosa i cittadini sarebbero più contenti, saremmo più contenti anche noi, perché comunque dobbiamo rendere fruibile ogni luogo per tutte le persone normali e quelli anche che hanno delle problematiche di deambulazione, eccetera. Andiamo avanti. E stiamo entrando con i cittadini in via Zoagli 1, le cantine. Le prime cose che vediamo sicuramente sono dei comandi elettrici bruciati. Naturalmente ci sono sempre le solite scale che non sono facilmente agibili per tutti. E diciamo che quindi chi ha una casa qui, la cantina se la può scordare di usarla. Poi proseguendo, guardate qui, per terra c'è il manicotto dell'antincendio. Questo qui, Paolo, scusami Rusconi, se me lo inquadri, mi dice fuori servizio. Una copertura di una lampadina che è qui da molto, visto quello che c'è dentro. Ma Pino, ma ste cantine qui, ma qualcuno le usa? Sì. Non sono mica sicure ste qua. No, no, assolutamente. Guarda qui che monnezza che c'è. Addirittura ce ne sono moltissime aperte. È come l'altra volta, ricorda la cantina. Quindi in pratica non è cambiato niente, hanno fatto la rampa, però non vedo... No, no, è peggiorato tutto qui. Guarda Paolo, mi spiace a volte portarti a vedere le situazioni sempre peggiori, però purtroppo sono così. Noi le segnaliamo apposta perché vorremmo vedere una soluzione. Guardate qui, cantina, cantina. Questa purtroppo è buia. Vediamo se riusciamo a fare una luce, un secondo. C'è addirittura appoggiata una porta che non si sa da dove sbuca fuori, e c'è chiaramente una lampada, l'hai vista? La lampada che dovrebbe illuminare la cantina è sradicata, appoggiata su un contenitore di non si sa bene cosa. Qua vediamo una rete che è sradicata. Crediamo che sia un'altra cantina, però non è molto sicura anche questa. Sappiamo benissimo cosa è successo in molti quartieri di Milano con queste cantine, dove si nascondeva aria furtiva, droga, armi e altre cose. Una questione da andare sicuramente a rivedere. MM Case, gli stiamo mandando la segnalazione. Sono porte dell'appartamento. Ecco, perché ci sembrava fossero porte degli appartamenti, ma che ci fanno qui nelle cantine? Cambiano le porte e le portano in cantina.
E li abbandonano in queste cantine aperte così, insieme a lucchetti di motorini di provenienza dubbia. Vabbè, andiamo avanti. Qua vedete tutti i rifiuti che ci sono. Facciamo un giro per queste cantine perché è importante, denotano lo stato di un palazzo, lo denota anche la cantina, perché se una cantina non è curata vuol dire che il palazzo stesso non è che abbia molta... Qua troviamo addirittura una bicicletta senza ruote, anzi con un cerchione abbandonato lì. Questo è incredibile. Tu lo sai cosa abbiamo trovato, Paolo? Guarda quel cartone lì che cosa c'è dentro, fai vedere bene. Tirane fuori un... Aspetta, tiro fuori io, aspetta. Questa non è una scatola di pannolini, è un cartone di pannolini. Questi sono pannolini che abbiamo appena trovato in una cantina aperta, un cartone intero per adulti, quelli che si usano nelle case di riposo, negli ospedali per gli anziani. E che ci fanno qui? Qui in che scala siamo? Scala A. Questa è la scala A. Questa cantina sicuramente non è molto salubre. Guardate qui che schifo che c'è. Addirittura abbiamo i cestini del Penny Market. Dov'è il Penny Market? Di fronte qua. Ecco, qui di fronte abbiamo un Penny Market, come potete vedere. C'è il carrello del Penny Market. Macerie di qualcuno che ha fatto dei lavori e non ha smaltito regolarmente. Meno male che ci sono dei cittadini come Pino che comunque sorvegliano queste proprietà che molte volte MM case o comunque gestori delle case popolari sembrano un attimino latenti, anzi pare che non ci siano proprio. Adesso direi che da queste cantine possiamo uscire perché purtroppo dobbiamo andare a far vedere altre problematiche che segnaleremo e speriamo che in breve termine siano risolte, sempre insieme ai cittadini che abitano in questo palazzo. Siamo nel municipio 8 di Milano, via Zoagli, via Cittadini, case MM. Andiamo avanti. Locale Contatori, aperto. Per fortuna che c'è scritto Danger, pericolo. Pezzo e tanti altri pezzi mollati lì così, mattoni, schifezze varie, ma soprattutto, scusami Pino, ti passo davanti un attimo, sto cavallotto fatto così con lo scotch, con il nastro isolante, ma è a norma questa roba qui? Credo proprio di no. Quindi direi che forse potrebbe esserci qualcuno che ruba la corrente. Direi che A2A è Unirete, che si occupa appunto della sicurezza degli impianti elettrici, dovrebbe venire a farsi un giro, perché dato le piogge che ci sono, date le varie situazioni che succedono, forse è meglio con controllo farlo. Prevenire è meglio che curare. Fra l'altro i comandi generali del tutto sono tutti aperti. Andiamo avanti. Girato quest'angolo, chiaramente quando gli stabili sono abbandonati a se stessi, non c'è controllo, cosa succede? Abbiamo un appartamento che è stato dato un anno fa, che ha pensato bene di chiudere il passaggio comune con dei cancelli abusivi, costruiti abusivamente, e si vede anche dalla struttura, pezzi di legno che lo sorreggono, insomma, la schifezza unica e addirittura una cosa insicura che priva gli altri cittadini di poter godere del passaggio, che è per sicurezza, fra l'altro, non è solo di bellezza. Andiamo avanti. Siamo nelle cantine denominate C4, anzi Ashish, vedendo quello che c'è scritto sulle porte. E abbiamo appena aperto sta porta.
E anche qui, dopo tutte le varie pezzi di legno, rifiuti che troviamo sulle scale, troviamo un'altra cantina oberata di rifiuti di qualunque tipo, vorrei dire anche pericolosi, perché questi secchi contengono anche sostanze chimiche. Sarebbe forse il caso di venire a farsi un giro a vedere anche queste cose e ripulirle. Chiudiamo anche questa. Chiaramente anche qui abbiamo un flacone, un barattolone di perborato di sodio puro, che non so cosa serva in una cantina di una casa dove devono vivere le persone. Comunque così è tra via Cittadini e via Zoagli. E andiamo avanti insieme all'amico Pino. E apriamo un'altra porta, chiaramente aperta, sotto una grata. Come potete vedere, cosa ci troviamo? Altri rifiuti abbandonati qui, che crediamo debbano essere portati via da AMSA. Infatti questo incivile che li ha messi qui dovrebbe saperlo. Oltretutto è anche gratuito il ritiro dei rifiuti. Guardate qui, un pezzo di granito, marmo con un mobile, dei sacchetti con dentro un sacco di sporco, legno, metallo, tutte cose che in un'abitazione civile non ci possono essere. Ma queste persone hanno mai vissuto in un luogo civile o hanno sempre vissuto in mezzo alle capanne di posti dove non sono dotati di legge? Non sappiamo cosa dire. Questo è quello che vediamo noi e riferiamo questo al Municipio 8, al Comune di Milano, all'AMSA, a MM Case, perché debbano intervenire. Sempre nel cortile condominiale troviamo delle biciclette senza ruote, legate due volte, chiaramente di provenienza, diciamo, molto furtiva. Guardate questo motorino qui, senza il blocchetto d'avviamento, senza alcuni pezzi, c'è ancora la targa e anche questo qui, che nonostante sia legato, è senza il tappo del serbatoio, senza vetro. Abbiamo dei seri dubbi su queste cose, chiediamo alla polizia locale di venire a fare un giro a controllare. Anche questo qui più grosso, guardate qui, che è targato anche questo, e lì così. Ci sembra che sia tutto un ricettacolo di motorini rubati, e in zona i motorini rubati, gli scooter rubati non mancano. Sapete che c'è qua vicino anche un campo rom, per cui diciamo che ci si può rifornire bene di mezzi alquanto fuori dalla legge. Andiamo avanti. E qui sarebbe contenta Greta, perché addirittura
in via Zoagli Cittadini abbiamo i nidi. Non abbiamo gli estintori, non abbiamo le porte antincendio che si chiudono, però ci abbiamo i nidi. Avanti così. Una domanda, qui a parte che vediamo un degrado incredibile, porte che non si chiudono, arrugginite, quindi su qui da anni, antincendio che non funziona e tutto quello che vedranno i nostri amici in televisione, ma mi spieghi un attimino, ma come mai è così vuoto sto posteggio? Perché una volta c'erano addirittura i tassisti che venivano a posteggiare abusivamente qui, mo non vedo nessuno se non macchine rubate o robe così. Niente, qui quando hanno dato le case non si pagava l'affitto del posto macchina, adesso vogliono l'affitto del posto macchina. Quindi da quando c'è me ha chiesto il costo del posto macchina? L'affitto del posto macchina. Ma un posto macchina per rovinarti la macchina? Infatti è vuoto. Beh, direi che le immagini parlano, non è, qui non sono discorsi soggettivi, qui state vedendo l'oggettività del caso. Cioè, in una zona così, con un ospedale vicino rinomato come il Sacco, con tutti i problemi che ci sono nei vari condomini privati, divieti di sosta, multe milionarie, ogni mese milioni che prende il Comune di Milano, divieti di sosta, guardate qui. Ma non si può proprio far niente qua. Andiamo avanti. E stiamo riprendendo un'altra parte di questi box che sembrano utilizzati per tutto meno che per la loro funzione. Guardate quante feste alcoliche si possono fare qui, è tutto pieno di bottiglie e lattine che nessuno rimuove. E siamo sotto l'acqua, fortunatamente i potenti mezzi City Report, abbiamo un cappello antiacqua nuovo che ci protegge. Andiamo avanti. Stiamo uscendo, questa è una delle rampe che porta verso fuori. Come avete potuto vedere la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, e soprattutto, come tengono a segnalare i cittadini che ci hanno invitato in questo contesto, il danno proviene dal cortile anche, perché il cortile è inagibile, fa filtrare l'acqua, e i risultati sono queste crepe, le stalactiti che vedete, che io non vedevo dai tempi dell'Alaska, quindi una roba a Milano incredibile, e comunque la sicurezza mancante in ogni punto, antincendio, immondizia, e anche il controllo degli ingressi e delle uscite ancora non è totalmente a pieno regime in sicurezza. Andiamo avanti ancora, proseguiamo. E
Cari amici, siamo con Stefano Pavesi, attivissimo consigliere del Municipio 8 della Lega Nord. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. Volevo parlarti di questo nostro sopralluogo che si vedrà giovedì a partire dalle 19 su via Zoagli, via Cittadini 2. Abbiamo fatto una visita lì, richiesti dai cittadini, perché praticamente dopo la situazione successa in via Carbonia 1, dove purtroppo ha preso fuoco il palazzo, c'è stato anche un morto, hanno dei problemi con l'antincendio, perché molti sono fuori servizio con tanto di cartello, molti sono addirittura mancanti dei pezzi, sono stati rubati e asportati, e le porte antincendio sono appoggiate ai muri e quindi non fruibili, non utili per la questione, e addirittura ne abbiamo alcune che sono talmente arrugginite che non si capisce come possono essere tagliafuoco. Cosa mi puoi dire per questa cosa? Ma guarda, questo purtroppo è un problema che si è riscontrato tante volte nelle case a Milano. Io, come sai, sono spesso in quartieri popolari, conosco molto bene le situazioni delle famiglie che vivono in quelle case. Certo. E purtroppo non mi stupisco. Perché? Perché l'amministrazione, come sempre, si fa vedere il giorno che succede il problema, come è stato l'incendio, fa promesse e poi non ne mantiene neanche una. Questo è un problema sia lì che in tutta la città, e per questo stiamo cercando di fare una rete tra noi consiglieri per portare avanti delle proposte, delle mozioni, delle interrogazioni nei consigli per continuare ad andare ad aiutare i cittadini e per risolverli questi problemi. Che poi non c'è solo il problema dell'antincendio, ci sono i problemi degli ascensori che non vanno, gente che è intrappolata in casa perché magari non riesce a camminare, certo, quindi non può uscire. Insomma, sono tanti i problemi delle case popolari a Milano, di MM, e noi, sia nei municipi che in consiglio, stiamo cercando di portare all'attenzione dell'amministrazione tutto questo. Perfetto Stefano. Poi ti volevo dire, abbiamo anche riscontrato un problema, questo proprio di sicurezza, dovuto a una marea di motorini, moto, scooter abbandonati all'interno dei piazzali di provenienza furtiva, senza blocchetti d'avviamento, oppure manomessi in ogni loro parte, e anche questa cosa ha preoccupato parecchi cittadini. Su questa cosa cosa possiamo fare? Beh, immagino che i cittadini siano preoccupati. Sicuramente poi con il cambio di governo queste cose succederanno ancora più spesso, perché la sicurezza non è di certo uno dei temi principali di questa maggioranza. La stessa cosa accade da anni a Milano, la polizia locale non riesce ad arrivare dappertutto perché non gli si dà la possibilità, l'amministrazione non gli dà la possibilità di lavorare. La polizia è oberata di lavoro e quindi non riesce ad arrivare a tutti i problemi, e i cittadini si trovano da soli. Cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente stare al fianco dei cittadini, se loro lo vorranno possiamo scendere in piazza, possiamo fare anche qui delle mozioni, delle interrogazioni per chiedere maggiore sicurezza, ma la cosa più importante è appunto quella di essere fianco a fianco con i cittadini, e quindi quando si riscontrano questi problemi ci sei tu, ci sono tante altre persone che fanno da tramite tra la cittadinanza e le istituzioni, e dobbiamo essere uniti per cercare di far arrivare il più forte possibile la loro voce. Va bene Stefano, io ti ringrazio e buon lavoro, alla prossima. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao.